Ciao ragazze, allora, come promesso, video su alcuni acquisti che ho fatto e con esso anche delle review perché comunque li ho potuti testare parecchi e vi posso un po' dire quello che penso e che cosa ho riscontrato io. Allora, intanto non so se avete notato che da così siamo diventati così, quindi almeno anche io posso fare video in 16 noni. Meglio così perché almeno si vede meglio il video. E poi a seguire ci sarà il tutorial del look che porto oggi, quindi tanto non vi preoccupate, vedrò di recuperare il tempo che ho perduto e di rimettermi in carreggiata con il canale. Innanzitutto volevo dirvi che per la detersione del viso quest'estate sono stata molto bene con tre prodotti. Cosa vuol dire? D'inverno utilizzavo questa anti-spot della Essence che devo dire mi è piaciuto tantissimo perché faceva quello che prometteva. Devo dire che però io l'ho dovuto abbinare con lo scrub alla fragola di Bottega Verde. Poi però tutti e due mi sono finiti e ho dovuto trovare un sostituto. Come sostituto quindi ho trovato della Garnier questo Pure Active. Allora, come leggete, c'è scritto anti punti neri, gel scrub quotidiano e azione primo giorno. Cosa vuol dire? Che va utilizzato, di solito io lo utilizzo tutte le mattine. Non c'è problema, ragazzi, vi spiego perché questa è una crema gel con dei granelli all'interno che basta che voi applicate sul viso, massaggiate e poi lasciate riposare giusto un minuto e mezzo. Poi levate tutto, io levo tutto con una spugnetta morbida e levo senza strusciare, ma proprio portando via il prodotto in modo veramente leggero e poi mi sciacquo per bene il viso se è rimasto qualcosa e asciugo. E devo dire che il suo effetto lo fa, mi piace tantissimo. Io lo consiglio tantissimo ragazze perché mi ci sono trovata veramente molto bene. Come scrub pure va benissimo, non c'è bisogno se la vostra paura è usarli tutti i giorni può fare male, non è proprio quel tipo di scrub, è uno scrub leggero che può essere usato quotidianamente. Se volete fare l'effetto maschera nel caso avete finito il vostro scrub, potete fare una volta al mese, io faccio così. Potete mettere questo in modo un po' più abbondante, lasciare riposare però per 5 minuti e poi mettere subito una crema rigenerante per la pelle. Io mi ci trovo molto bene e ve lo consiglio e devo dire che essendo un prodotto di 150 ml vale veramente tanto e dura tantissimo. Lo sto utilizzando da un mese e mi ci trovo molto molto bene. A seguire però la sera quando mi stucco. E di questo devo ringraziare Valalbe perché mi ha un po' dato la spinta, non so se è la stessa, però ho trovato un sostituto e allo stesso tempo un alleato per lo struccante che mi ci trovo molto bene e parlo della saponetta dei Provenzali. È una marca che ho sentito parecchie volte e devo dire che quando l'utilizzo dopo essermi struccata mi aiuta e sento la pelle veramente liscia e morbida, quindi devo dire che come alleato per questa crema è veramente ottima. Quindi io ve le consiglio tutti e due, e soprattutto questo che potete utilizzare anche senza struccarvi tranquillamente insieme, tanto porta via il prodotto, però vi assicuro che è ottimo, mi piace tantissimo e questo l'ho pagato 1 euro e qualcosa, e calcolate che è una tavoletta comunque di 100 grammi, è veramente tantissima e io mi ci trovo molto molto bene. Quindi per la detersione viso io utilizzo questi due prodotti per l'estate e penso che continuerò perché mi sto trovando veramente veramente molto molto bene. Trucchi. Allora, prima di iniziare con i trucchi veri e propri, voglio aprire una piccola parentesi parlandovi di questi due burri di cacao.
Allora, sto iniziando parecchio ad utilizzare i burri di cacao, io non sono il tipo, però mi stanno piacendo veramente tanto. E piano piano ne sto scoprendo di tanti tipi e poi mi piacciono utilizzarli e quindi poi allo stesso tempo variare. E che vi devo dire? Gli altri acquisti che ho fatto sono stati lo Stick Labbra Provenzali. Questi però li ho fatti a Roma, quindi vi dirò quali del paesello e quali a Roma. Infatti per la detersione del viso quelli li ho acquistati a Roma. Questo ho acquistato a Roma, lo stick dei Provenzali, 5,5 ml, come potete leggere, ed è di veramente buono, all'olio di mandorle, vedete? Ed ha un'apertura molto curiosa, a differenza di tutti gli altri burri di cacao, perché si apre qua e girando ovviamente esce lo stick. Che dire, mi piace tantissimo, pure la consistenza non è male, il suo lavoro lo fa e dura anche tantissimo, devo dire, anche dopo aver mangiato comunque mi rendo conto che le labbra sono belle idratate ancora, quindi devo dire che veramente ottimo prodotto per questo, è veramente veramente buono. A seguire ho trovato al paese, quindi al paesello, mentre stavo al supermercato che mi sono resa conto che mancavano un po' di cose, dentifricio, queste cose così, ho visto questo burro di cacao della Bello che è Soft Rose, come vedete, ed è di 4,8 grammi e allo stesso tempo ha una durata di 12 mesi. Allora, dice profumazione alle rose, idratazione alle labbra e via dicendo, è rosa, ma non lascia questa pigmentazione sulle labbra, anzi, dà un effetto semilucido, niente di così, accentuato, però devo dire che è ottimo. E la cosa fantastica è che, lascia una brillantezza sulle labbra, che può essere buono allo stesso tempo se non si vuole andare a mettere il rossetto di prima mattina e si vuole andare di corsa, ma avere le labbra comunque diciamo che non passano inosservato, ma comunque che si notano. È veramente veramente buono. Ha un profumo buono, non è male. Hanno suonato al citofono, Derek ovviamente abbaia. E niente ragazzi, quindi vi consiglio anche questo burro di cacao se vi piace, e lo consiglio soprattutto a chi magari vuole andare deve andare di fretta la mattina, però vuole un qualcosa che renda le labbra un po' più accese. Altri prodotti che ho acquistato sono sempre al paese. Quando è stata, durante la settimana non sapevo che fare, ho chiesto ai miei se andavamo Acquapendente e mi sono ricordata che Acquapendente c'è un supermercato che si chiama Mercatissimo, o Mercatino, ora non mi ricordo, e lì c'ha tutte marche così di cosmesi, un po' tutto quanto, e devo dire che ho trovato delle cosette interessanti. E cosa ho trovato? Ho trovato, se vi ricordate, io utilizzavo la penna della Max Factor e avevo questa in colorazione 07, che devo dire durante l'estate mi è servito moltissimo, mi piace perché è un colore corallo che non è per niente male e hanno una durata veramente ottima, quindi io ve li consiglio, anche se ho saputo da alcune persone che sembrerebbe che la Max Factor testa sugli animali. Io questo non sono sicura perché poi sono andata pure a vedere, ma non c'è scritto niente. Se è così mi dispiace, però purtroppo io sono anche quel tipo di persona che dice quando il prodotto vale io vado oltre. Se è così mi dispiacerebbe veramente tantissimo, però speriamo che non è così. Quindi a seguire ho trovato lì la stessa marca, lo stesso prodotto, e l'ho preso però in tonalità 06 perché volevo un bel rosa, non accesissimo nel rosa confetto, ma un rosa comunque delicato, tranquillo per il tono di labbra. Qual è il problema? Che mi sono resa conto, l'ho fatto oggi per il tutorial, infatti vedrete anche nel video che dirò che ho toppato il colore. Non si possono provare questi, almeno non c'erano, i tester c'erano, ma sapendo che comunque appena li metti vanno tolti subito, ho detto evito, tanto sono sicura che la tonalità è giusta, è quella. E infatti pure la ragazza mi ha detto guarda, sì, questo è rosa.
Però in realtà io devo prendere la tonalità un po' più chiara, tipo il 5 o il 4 addirittura. Se lo trovo, li prendo, cioè prima li provo e poi nel caso lo prendo. Però ho preso questo, infatti vedete è un bel rosso. Però nello stenderlo esce questo colore qui. Vedete? Che devo dire però che non mi dispiace perché è un bel magenta e un bel ciliegia carico. Durano tantissimo, già avevo fatto una review in passato, vi metto il link qui per chi non l'avesse visto, che lo confronto con gli stick per labbra della Kiko e per me comunque rimangono veramente l'apoteosi dell'apoteosi. Sono veramente belli questi, quindi questo a differenza di quest'altro, che questo l'avevo preso a Roma, questo qua l'ho pagato 11 euro. Mi hanno fatto un po' di sconto, non so perché quel giorno mi hanno tranquillamente detto sconto, meglio così. Allora ho preso questo qui, quindi è un prodotto che mi piace tantissimo. Ho trovato questo qua della L'Oreal, lo Studio Secret. Ho già fatto la review e una bella presentazione sul mio blog, vi metto il link qui sotto nell'info box se lo volete andare a leggere. E dirò le stesse cose che ho scritto nell'articolo, cioè che è un prodotto nuovo della L'Oreal, non è uscito da tanto tempo, è uscito proprio adesso e stranamente acqua pendente ce l'avevano. E ero rimasta stupida del fatto che di tonalità è soltanto questo, come vedete, il numero 16, e quando lo vedete è impressionante perché se voi lo vedete è un rosa trasparente, ma veramente, guardate, trasparente, è trasparentissimo, ma è bellissimo perché comunque non si è mai visto un rossetto del genere. So che questo genere di rossetti sono già usciti, ma non so se erano fatti di questo tipo di composizione così trasparente. E qual è la capacità di questo rossetto? Cioè, co che cosa dà? Dà la possibilità di dare morbidezza alle vostre labbra, perché comunque ha degli oli all'interno, che oltre a dare una lunga tenuta di morbidezza, che devo dire dà, è veramente ottima, anche dopo i pasti, dopo che bevete qualcosa rimane, però allo stesso tempo tiene il colore e la morbidezza, e dà un leggero velo di colore rosa. Io l'ho messo anche sopra la tinta per labbra, non si vede la differenza, però dà quella lucidità e allo stesso tempo quella morbidezza che è fantastica. E la cosa bella è che poi questo è un tipo di rossetto che dà la possibilità di avere una morbidezza e una tonalità che cambia in base alla pigmentazione delle vostre labbra. Quindi, tipo sul mio tono di pelle, tono di labbra, che è comunque non troppo scuro, è quasi un nocciola molto molto chiaro. Dà un velo di rosa veramente delicato, carino e portabile, quindi è come se fosse, non dico che è identico, è come se fosse un burro di cacao, tipo come questo, però dà un effetto ancora più, secondo me, sobrio ed elegante allo stesso tempo, quindi ve lo consiglio moltissimo. Io l'ho pagato 10 euro, quindi mi piace veramente tanto, ce l'ho spesi veramente, sono contentissima. E non vi faccio gli swatch perché l'ho scritto anche sul blog, perché è impossibile, guardate, cioè vi faccio, non si vede. Perché ovviamente, vedete, c'è un leggero effetto lucido, quasi rosato, però non si vede perché infatti è trasparente, ma è bellissimo, io ve lo consiglio veramente, andatelo a, non dico a comprare, però se volete provatelo in negozio, vedete un attimo se vi piace la texture sopra quando lo sentite, ovviamente non dico sulle labbra, dico sulla mano, sentite un po' se vi può piacere o no.
Altro acquisto che ho fatto e che devo dire mi ha sorpreso trovarlo proprio ad acqua pendente perché non me l'aspettavo, è queste cose dell'Astra. Allora, io l'Astra non l'ho mai trovata, però lì c'era uno stand enorme e devo dire che fra tante cose che ho visto, l'unica cosa che mi hanno attratto sono queste matite che devo dire, guardate, sono lunghissime. E, che dire? Sono delle belle matite perché hanno, vi faccio vedere tipo questa, hanno da qui la punta con la mina all'interno, poi sono di quelle che non vanno temperate ma vanno tranquillamente girate e esce, vedete, e esce la mina. Quindi già quello è una cosa positiva perché comunque... Cioè, oddio, non tanto perché comunque vi trovate magari all'ultimo che non vi rendete conto quanto un prodotto vi rimane, però basta svitare e controllare quanto vi rimane. Poi da questa parte invece abbiamo la spugnetta per lo sfumino, che ovviamente lo sfumino è così in gomma, e poi abbiamo il temperino, per questo serve per temperare la mina. Allora, cosa posso dire? Intanto vi dico che io ho preso solo due colori perché fra tutti mi sono piaciuti il numero 4 e il numero 2. Allora, i colori, se vedete, spero lo vediate, sono un verde bottiglia e un celeste che però tende a un indaco. Molto molto bello. Allora, la lunghezza, come potete notare, è molto lunga perché a confronto con una matita, una long lastic della Essence, vedete, sono molto lunghe, quindi sono contenta di averle trovate. Le ho provate e devo dire che non sono per niente male. La durata buona, eppure la scrivenza lascia dei colori veramente buoni. Questi sono gli swatch. Quindi questo è il numero 2 e questo è il numero 4. Sono dei bei colori, non passano inosservato e devo dire che il tracciato lo fanno bello nitido, lo fanno chiaro e non servono più di tante passate perché scrivono immediatamente queste matite. Quindi mi sono piaciute veramente tantissimo e io le ho pagate. Allora, costavano 3 euro, mi hanno fatto 1 euro di sconto, quindi l'ho pagate 2 euro l'una, 4 euro in totale. E che altro? Quindi queste veramente mi sono piaciute. Poi io l'Astra non l'ho mai provata, mai mai mai, quindi è stata la prima volta e cioè, l'ho voluto pure fare con acquisto, non mi è dispiaciuto, anzi. Spero di trovarle a Roma perché non so dove andare, quindi se sapete dove posso andare a vederle, magari mi farebbe piacere. Se no, vabbè, rimarrò su Essence, tutte queste cose qua. Poi, tanto ve l'avevo detto, non posso più di fare tanti acquisti, quindi per il momento farò solo Essence e Catrice. Quindi, Essence, ho ricomprato questo mascara qua, il Multi Action. Però False Lashes, che è quello verde, come vedete, e non quello rosa. Io avevo già fatto una review, vi metto il link qui al video, perché io comunque continuo a sentire tanta gente che dice che non è buono e che non è il massimo, tipo come quello rosa. Io almeno voglio continuare a dire che invece è ottimo e... Per quello che deve dare, dà veramente l'effetto che una persona vuole, cioè vedete questo acerbiato ed è veramente ottimo, mi piace veramente tantissimo. Quindi prendetelo, provatelo per una volta e datemi retta, è veramente, veramente buono. Allora, ragazzi, questa era tutta la review che vi dovevo fare. Io vi saluto, vi lascio al tutorial che ho fatto di questo make-up. Io spero che ci vediamo prestissimo, un bacione e aspetto di sapere voi se avete provato questi prodotti o se avete qualcosa di nuovo da dirmi e vediamo un po'. Vi lascio al prossimo video, vi lascio i link del blog e del mio blog così potete seguirmi anche lì, perché comunque lì
Vedrò di scrivervi anche dei prodotti che magari non ho tempo di recensirvi o che non riesco a recensire, quindi li metto lì direttamente. E niente, ragazzi, un bacione e al prossimo video. Ciao!